finali che vi può restare utile per tutta la stagione quando ne avete voglia, da inserire anche dopo un altro allenamento, una corsetta, un po' di bici, perché vi ricordo sempre, io parlo di addominali, ma il lavoro è tutto quello del core, che non è solo il retto dell'addome, ma sono anche i muscoli più profondi, i muscoli della schiena, quindi tutta la nostra cintura funzionale, che adesso andiamo a lavorare. Ovviamente, come mi hanno scritto nei commenti, gli addominali si fanno a tavola esteticamente, assolutamente, però dobbiamo allenarli anche funzionalmente. Quindi, se non vedete uscire l'addominale, non è colpa degli esercizi, ma è colpa di quello che mangiate. Per dirla un po' brutale. Vai, iniziamo un po' di riscaldamento e un po' di mobilità nella zona del bacino. Quindi, allargo. Ginocchia unite, caviglie unite, destra e sinistra. Vai, piano, mi raccomando. Respiro mentre scendo, fuori l'aria. Respiro mentre scendo, fuori l'aria. Mi raccomando, quando torno non è la spinta delle braccia, non è la spinta della testa, ma fuori l'aria, ombelico a terra, sto già lavorando, sto già riscaldando gli addominali, anche qua. Restiamo giù un attimo e allunghiamo. Respiro, fuori. Vai, respiro, fuori. Respiro, fuori. Chiudo e appoggio. Chiudo, fuori l'aria, appoggio. Chiudo, appoggio. Chiudo e appoggio. Da sdraiati, poi incrocio, vai, giù, giù. Andiamo via un po' veloci perché tanto ormai siete allenati, avete capito come funziona. Un po' di mobilità prima. Ovviamente se devo fare un potenziamento generale devo scaldare anche tutto il resto del corpo. Se devo fare degli addominali, se posso scaldarmi prima, bene. Comunque non è necessario fare della bici per scaldare gli addominali, ok? Avete capito il senso. Il riscaldamento deve essere abbastanza funzionale, la mobilità anche. Gamba destra, resta giù, chiudo la sinistra, 10 secondi. Cambio. Uno, ok. Facciamo la fine del riscaldamento con una ventina di addominali classici. Quindi gomiti larghi, testa rilassata, fuori l'aria quando salgo. Cinque. Dieci. Ancora 9, 5, 4, 2, 1, ok, ci mettiamo sul fianco, quello che preferite, riscaldiamo un po' anche la parte laterale, quindi ginocchia in appoggio, gomito, spalla in protezione, quindi non il gomito deve essere sotto la spalla, perpendicolare all'incirca per scaricare bene, una mano sul fianco o davanti per l'equilibrio. Una cosa importante non è solo sollevare, ma è sollevare e spingere avanti, che è diverso, quindi non è solo su, ma è sollevo e spingo avanti, via. Sollevo e spingo avanti e ogni volta torno. 3, 4, fuori l'aria quando lavoro. 5, 6, 7, 8, spinge bene avanti. 9, 10, 5, 4, 3, 2,
Uno. Cambi di là, bene. Ricordate sempre la spinta, che è la cosa molto importante. Pronti? Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ancora, forza. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E appoggio. Ok. Posizione classica plank. Per chi è già, sente già un po' lavoro, resto fermo. Per gli altri, lentamente chiudo una volta a destra, una volta a sinistra, piano per ora, però chiudo al massimo, fuori tutta l'aria, vai. Se scivolo sui piedi è perché non ho abbastanza il peso sulle braccia. Chiudere bene. Ginocchio sfiora terra. Otto. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E recupero. State scaldando? Bene, mi raccomando come sempre, modulate a seconda del vostro allenamento, io ne faccio fare 10, 15, 20, l'importante è che facciate bene, ok? Tecnicamente, che sentiate bene il lavoro. Torniamo giù, scusate, torniamo sul fianco, sul primo che avete lavorato, restate pure sulle ginocchia, cosa succede? Allora, o ripetiamo l'esercizio di prima per chi lo sentiva già intenso, o per chi vuole, solleviamo anche una gamba, quindi è gamba tesa, semitesa, come volete, spingo solo su una gamba e vado avanti. 3, 4, 5, spingi avanti il bacino, 6, 7, 8, come se mi tirassero 9 dall'ombelico. Vai, 10, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Dovrei sentire un po' di lavoro anche nella zona esterna dell'anca. Quindici, 2, 1, via. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, forza, 1. Ok, benissimo. È un circuito in cui non vi faccio respirare molto, quindi lo compattiamo. Voi ovviamente quando non volete farlo potete anche recuperare un po' di più se ve la sentite. Torniamo sul plank. Quindi giù. Adesso lasciamo, solleviamo per chi ce la fa o resta su quello di prima, o resta fermo se è intenso, o ruotiamo senza alzarci e estendiamo un braccio. Cerchiamo di portarlo più o meno all'altezza della spalla, all'incirca. Piano, come se mi tirassero il polso, allungare bene.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, sul fianco, l'ultimo, lavorate o sulle prime due tipologie, se sentivate già parecchia fatica, o incrementiamo ulteriormente, io vi faccio un po' una scala di progressione. Quindi, salgo su, però non resto più sulle ginocchia, ma vado sui piedi, sovrapposti, spaiati come volete, e andiamo a lavorare. Via, salgo e spingo avanti. 1, 2, 3, 4, la spinta, 5, vi tirano, 6, ali, 7, 8, 9, 10, 5, chi ce la fa ancora? 4, 3, 2, 1, cambio, respiro. La mano può essere sia sul fianco sia in terra per l'equilibrio, come se più comodi. Pronti? Mi sollevo. Quindi o questo, via. 1, spingere avanti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 5, 1, 2, 3, 4, 5. Come sempre e come in tutti gli esercizi, facendovi lavorare sul lato sull'altro, posso trovare la diversità di forza. Quindi può essere più o meno facile a sinistra rispetto che a destra. Ok, perfetto. Adesso facciamo girati giù. Mettiamo giù. Proni, quindi pancia a terra, apro bene i piedi dietro, glutei contratti, spingo il bacino a terra, mani dietro la testa, sollevo, pensate anche qua con i glutei di spingere il bacino a terra, non dovete sentire lavorare la lombare, e la testa come se ve la tirassero, ok? Quindi testa allontanata, sguardo giù, manteniamo la curva della colonna, quindi non alzate la testa. Guardiamo giù. E stiamo fermi. Cinque ancora. Quattro. Tre. Due. Uno. Ok, vi faccio recuperare qui una quindicina di secondi andando a allungare. Torniamo giù, facciamo il secondo giro. Pronti? Via. Glutei, spingo il bacino, guardo giù e allontano la testa. Respiro breve ma c'è, non restate in apnea, mi raccomando.
Ancora 5, 4, 3, 2, 1 e lascia andare. Ottimo. Adesso un esercizio che non è facile da eseguire, ma visto che siete tutti atleti, ve lo propongo comunque. Allora, praticamente il crunch, l'addominale classico, che invece di essere fatto con il bacino fermo e sollevando la parte superiore del corpo, sarà il contrario. Quindi sollevo tenendo ferma la parte superiore, ma senza piegare le gambe. Io a gambe bloccate contraggo l'addominale, che mi fa sollevare ipoteticamente il bacino, anche se il bacino non riuscirò quasi neanche a sollevarlo. Crunch inverso, quindi via, dovete sempre contrarre l'addome, non è facile da sentire. Fuori l'aria quando cerco di sollevare. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ok. Alternato con, prendete una sedia o vi sedete da qualche parte, o potete farlo anche seduti a terra, eh. Chiusura, via. Più allungo le gambe, più è difficile. Ovviamente non mi inclino troppo. Cerco di restare chiuso. Occhio a non incassare le spalle, eh. 10 ancora. 9. 8. 7. 6. 5, 4, forza, 3, 2, 1, ok. Come va? Andiamo a fare ancora questi due esercizi combinati, quindi con combinazioni crunch inverso più la chiusura fatta o su un cuscino, un cubo, una sedia, sul divano o anche a terra, va benissimo, eh? Cercate di sentire meglio il crunch inverso se avete fatto un po' fatica. Ripartiamo 20 e 20 per chi ce la fa. Quando gli altri, quando mi stanco, posso partire già con l'esercizio. Se ne faccio 10, ne faccio 10, ne faccio 15 e 15, ok? Pari pari. Pronti? Via, 1, 2, 3, 4, occhio a non tirare la testa, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non chiudete le ginocchia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, vai, giro sul fianco, mi siedo, per chi si deve alzare, gli altri continuano, 20, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, teniamo, 1, 2, forza, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10. Ok, ottimo. Abbiamo finito, diciamo, il riscaldamento. Quindi, dopo prendiamo il cuscino, lo avviciniamo, intanto che recuperiamo. Adesso, recuperiamo un attimo e lavoriamo ancora un attimo sul fianco con la rotazione di prima. Quindi, piedi a terra questa volta, ginocchi e caviglie unite, scendo destra e sinistra. Con calma, Respiro, respiro e fuori l'aria. Respiro, fuori l'aria. 6, 5, 4, 2, 1. Ok, adesso che siete super riposati andiamo a fare l'ultimo tipo di plank come difficoltà. Come sempre fate quello che vi sentite. Quindi se il plank classico è già abbastanza complicato, per voi tenete quello, non c'è problema, ci arriverete allenandovi sicuramente. Andiamo a fare, quindi, distensione braccio e gamba incrociati però. Quindi mi sposto, allontano e ritorno. L'unica cosa che vi chiedo è farne pochi ma farli bene senza scappare, mi raccomando. Quindi sollevo gamba e braccio. Gamba e braccio. Vai, continuo. Se non ce la faccio più, resto in plank qualche secondo ancora. 5 gli altri. 4, 3, 2, 1 e yes. Recuperiamo un attimo, come va? Tutto a posto? Questa è la versione quella abbastanza complicata. Posso restare a sollevare solo il braccio, solo la gamba e poi questa inserirla ovviamente in una progressione. Io vi ho fatto fare la progressione nello stesso allenamento in modo da vederle tutte, poi sarete voi nel tempo a gestirle e man mano a trovarvi sempre meglio. Cosa dite? Ne facciamo ancora una di queste. Sento già i sì dall'altra parte del computer. Non vedevo l'ora. Pronti? 2, 1, via. 1. Allungare. 2. Vi stanno tirando dal polso della caviglia. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 5, cioè 6, scusate, 5, 4, 3, 2, 1 e appoggio. Buonissimo. Molto molto bene, ci mettiamo sulla schiena. Tenete duro. Siamo quasi, Vi faccio le lezioni delle pillole che almeno voi potete usare quando volete. Ultimo livello di difficoltà anche per questi.
cerco di salire e scendere, salire e scendere. Cercate di non spingere sulle mani, quindi polsi in ruoto, quindi palmi verso l'alto e spingo, spingo. Anche qua non deve essere questo con le ginocchia, ma devo fermarmi prima con le ginocchia e spingere come avete fatto prima col crunch inverso. Se volete, mani anche dietro la testa, spingo e torno giù, spingo e torno giù. Vedete che le mie ginocchia non vanno troppo avanti, se no tolgo il lavoro. Spingo giù, spingo giù. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, adesso mi giro velocissimamente sul fianco. Mi metto in posizione di plank, scusate, mi compongo, e facciamo un mountain climber di corsa, vai, dietro, ginocchia avanti e corsa veloce. 10, 4, 3, 2, 1, ok, manca solo una serie di questo, abbiamo finito. Cinque secondi, mi preparo, 4, 3, 2, 1, via, correre, 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 veloci, ginocchia avanti, dieci, forza, cinque, quattro, tre, due, uno. E riposo. Dal lato mi sollevo e vado sul fianco piano. Su e giù. Su e giù. 3, 2, 1. Cambio. Uno. Più dritti possibile col busto. Due. Tre. Quattro. La mano vi aiuta se volete. Cinque. Sei. 7, 8, super, 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 super. Allora, addominali, 1, non dovete esagerare con i crunch, cioè con quelli troppo dinamici, crunch normale, crunch inverso, usate un po' come riscaldamento, usate ma non abusate, mi raccomando, lavorate tanto sulle plank perché l'isometria, cioè la contrazione senza movimento, va benissimo anche chi ha problemi della colonna, quindi per chi ha le patologie eccetera eccetera, non sente dolore, gli sono stati consigliati un rinforzo del core della nostra cintura addominale, va benissimo i plank, evitate quelli troppo dinamici o di dare troppe, di fare sforzi troppo veloci, perché altrimenti le vostre chiusure lavorano tanto sulla spinta sui dischi intervertebrali. Quindi non esagerate, perché come detto all'inizio, l'estetica dell'addominale la fate con quello che mangiate, il rinforzo invece lo facciamo con gli esercizi, quelli fatti bene. Quindi non esagerate, non tutti i giorni dobbiamo fare 40 minuti addominali, però 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora
ogni tanto vanno assolutamente bene. Variate gli esercizi, io vi ho fatto un po' di progressione all'interno dello stesso allenamento, ma per qualcuno gli ultimi erano già troppo difficili perché non siete ancora preparati. Se riuscite a mantenere con costanza, vedrete che arriverete anche voi a farli. Bene, eccoci al termine di questo bellissimo allenamento. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, condividete nei vari social, iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati su allenamenti e sulle interviste sportive che sto facendo. Vi consiglio di andare a vedere, tutte salvate nel canale YouTube di ATF Studio Sportivo. Ciao a tutti e alla prossima!